Eccoci qua, allora, dai, togliamo la disclaimer e partiamo subito. Mi date l'ok? Un attimino che mi attivo un po' il pannello. Allora, per motivi di spazio, che ho soltanto un monitor. Allora, un attimino solo che... Buongiorno a tutti, allora, adesso vi vedo. Allora, mi metto il monitor qui piccolino. Mi attivo le domande. Cerco di metterle più piccole possibili. Sì, allora mi si sente, mi si vede. Non vedo la lista partecipanti, quindi saluto tutti. Se siete così gentili anche oggi a fare le domande, se dovete fare qualche domanda, un po' più concise perché lascio proprio veramente poco spazio per non coprirmi tutto il monitor, perché sennò... Allora, ciao, vedo anche a te che mi stai scrivendo. Come ho fatto? No, un attimo che cerco di sistemarmi le domande. Adesso ho fatto confusione. Allora, un attimo solo che mostro domande con risposta. No, cancello questo. Un attimino solo, abbiate pazienza che voi non vedete, ma c'è tutto quanto il monitor pieno di attrezzi del pannello, quindi devo cercare di... Mostra domande con risposta. No, mostra solo domande. Non risposta non... Eccolo qui. Lo restringo un attimino così. Perfetto. Insomma, non tanto però. Ok, se poi mi mandate qualche domanda, vediamo se riesco a leggerla anche se l'ho messo piccolino. Allora, euro-dollaro, allora, qui abbiamo il DAX, qui abbiamo l'euro-dollaro. Un attimino che vediamo se riusciamo a preparare questo. Mi tolgo il pannello. Benissimo, allora, benissimo. Almeno ho un po' un piccolo spazio di lavoro, però sono lasciato. Sono abituato a lavorare con diversi monitor, quindi mi metto tutto in un monitor e posso lavorare, ma adesso qui è tutto quanto piccolino, quindi cerchiamo di farlo, anche ieri siamo riusciti. Una mezz'oretta, tre quarti d'ora, un'oretta, vediamo quanto tempo ho, non ci sono impegni oggi, vediamo quanto possiamo rimanere. Dai, connessione c'è, sta funzionando tutto, va bene. Allora, euro-dollaro che già ieri sera è andato nei massimi, adesso è praticamente nei massimi di giornata, sta partendo da un livello di pivot. Allora, passiamo esattamente proprio perché è la coppia che diciamo per il momento è tradabile, c'è più volume, quindi la tradiamo molto volentieri. Io ho fatto uno sbaglio, mi sono messo short dall'altro ieri, chissà perché qualcosina l'ho già chiusa anche ieri, adesso sono ancora impegnato con qualcosina. Allora, abbiamo qui il minimo di Gauss, che lo vediamo che parte veramente in questa zona qui. Adesso, allora, io potrei anche togliermi il pannello tanto vedete sempre solo questo monitor, no? Sì, potrei anche pure, me lo posso forse mettere anche più piccolino, vediamo. Ma questa è la parte più piccola. Allora, sovrappongo qui. Ok. Buongiorno a tutti, io vedo che mi scrivete, però non leggo i nomi perché mi sono ridotto un attimino. Tanto. Allora, perfetto, quindi il minimo di Gauss sta partendo, una campana gaussiana sta cercando il massimo di Gauss, è già abbastanza alta, però ricordiamoci sempre che noi deriviamo, tolgo questa cosa qui, deriviamo già da una distribuzione già alta, quindi praticamente il minimo di Gauss sarebbe stato questo, mi chiude la distribuzione, vedete qui in questa zona qui, prendiamo un po' la penna, vediamo se riusciamo a attivare anche la penna così, sì. Allora, praticamente mi parte da questo minimo qui.
fa questa salita, questa discesa, qui minimo precedente è la ripartenza di un'altra campana gaussiana che parte così forte. Quindi questa è una dinamica che adesso possiamo seguire passo a passo, proprio perché c'è la possibilità di fare anche degli esempi, perché già è successo tante volte che abbiamo avuto una distribuzione forte e subito dopo un'altra distribuzione forte. Questa distribuzione che vediamo qui forte, ok? Detto già ieri è il ciclo 1H4, questo è il ciclo 2H4, quindi è chiaro che doveva andare a fare il nuovo massimo rispetto a questo, lo ha fatto in due tempi per poi ripartire bello forte, adesso si sta allontanando. Io sono del parere proprio dell'euro-dollaro che solitamente l'euro-dollaro non riesce a fare un'espansione unica e rettilinea, diciamo, non riesce a fare, deve fare... Le salite le fa, ma cerca di andare a prendere, fa di quelle espansioni ribassiste che potrebbero anche tornare, non dico sotto questo minimo qui, però magari in questa zona qui e poi ripartire. Quindi starei attento a comprare sui massimi. Come oggi siamo in una situazione che è addirittura nuovamente sul massimo. Ieri io ho fatto uno short durante il webinar, che poi anche l'ho chiuso durante la giornata, però sono anche contento di averlo chiuso perché poi è tornato su. Adesso su 5 minuti in questo minimo di Gauss qui è partita un'altra distribuzione. Se ci sei, Sirio, batti un colpo perché non vedo, ti devo parlare assolutamente. Ti devo parlare, poi ricordati, io ti ho scritto prima che il tuo server adesso praticamente è a zero, l'ho azzerato io, ho cancellato tutto. Poi ho già attivato nel server nuovo, quindi non cambia niente. Se ti serve qualcosa, report o qualcosa, me lo chiedi, no? Che ti condivido. Cosa volevo dire? Però avrei bisogno di parlarti 5 minuti per un'altra questione, una cosa che poi ti avevo già accennato, ma purtroppo ieri proprio il tempo sono arrivato a letto a mezzanotte, ero veramente stanco perché sto facendo altre cose. Ci sei fino alle 11:30, allora riusciamo magari a sentirci subito dopo il webinar, va bene? Ci facciamo uno Skype. Allora, quindi su 5 minuti dell'euro-dollaro, situazione del dinamico, partiamo dal punto di ieri. Allora, il massimo del dinamico è questo. Cominciamo a fare un po' uno schema anche per chi è nuovo, che vede un attimino come io vado a tradare le statistiche. Cos'è questo dark blu? Questo qui blu. Ok, questo punto qui e questo punto qui è il minimo del dinamico. Okay? Massimo e minimo del dinamico. Cosa vuol dire? Che ha cercato di dare qui un segnale long, okay? Non è arrivato a target su un livello, per esempio questo. Qui non ho inserito i pivot, lo posso anche fare adesso comunque, tanto i pivot li ho sistemati, eccoli qua. Okay? Quindi potrebbe arrivare a questo livello qui e da quando arriva a questo livello qui devo controllare quando è il minimo, perché allora abbiamo già, vedete che abbiamo solo 26 pips. Questo naturalmente ha ristretto molto ieri il range, che non c'è stato tutta quella velocità, tutto quel range non c'è stato ieri. Il range di ieri lo controlliamo nell'H1 perché sennò non riesco a leggere bene. Mettiamo il separatore di periodo. Il range di ieri, per esempio, adesso sul massimo di ieri, per esempio, andiamo a vedere, abbiamo 36 pips, non c'è stato tanto movimento, si è ristretto molto il range. Questo a nostro favore, e anche sfavore, ma io chiamiamolo favore perché sulla poca volatilità o sul restringimento di range possiamo andare a pensare che da questa zona qui la lontananza dal minimo assoluto, quindi del corpo completo della candela daily, mi dista soltanto 26 pips, 27 pips. Questo vuol dire che non è impossibile da questo massimo qui, se arrivasse al pivot, avere una vendita improvvisa, tornare sotto il minimo assoluto e magari andare a cercare questa zona qui 40, addirittura magari anche proprio giù e farmi una candela ribassista di 70 pips. Quindi comprare sui massimi è un no go per me, proprio non è una cosa che non riesco a non è più forte di me, è difficile che io vada a comprare nei massimi. Le volte che l'ho fatto mi è andata quasi sempre male, proprio perché sono stato costretto poi anche a chiudermi. Comprare sui massimi sono i breakout, okay, che potrebbero essere interessanti su un time frame un po' più stretto, ma non sul
sul tecnico più stretto, ma non su una direzionalità come quella di adesso, ok? Quindi cercherei, se mi ritorna al pivot, magari con uno stop veramente corto, di farmi il ritracciamento, che comunque da ogni pivot ha un ritracciamento. Quindi per l'attività di oggi, magari dal pivot piccolo short, vedete che già da pivot a pivot sono 25 pips. Se mi arrivi più o meno in questa zona qui di pullback, 10 pips li posso prendere. Questo per un time frame a 5 minuti. Non posso andare ad usufruire però di una situazione ribassista o con un segnale ribassista dal pivot, o con un incentivo di entrare short dal pivot. Se ho tutti gli stregami verdi, lo devo fare lo stesso, perché se io adesso mi aspetto che mi faccio gli stregami rosso, toccando il pivot mi farà una candela magari 5, 6, 10 pips e mi fa il stregama rosso, però ormai è già troppo tardi per entrare. Quindi non devo pensarci tanto, devo riuscire ad entrare, devo, se riesco a sistemarla di nuovo, riuscire ad entrare il prima possibile, tocco il pivot, non ci penso nemmeno, entro per un ritracciamento di 5, 6, 7, 8 pips. Questa operatività qua potrebbe essere un'operatività un po' più veloce, perché non veramente c'è un trend rialzista in atto, quindi è inutile mettersi contro trend. Qui abbiamo il massimo dell'operatività che ha avuto questa notte. Il massimo di questa notte è, probabilmente, lo andiamo a vedere, il massimo assoluto dal massimo di ieri. Il massimo di stanotte ha fatto un ritracciamento di 18 pips. Adesso si trovano nuovamente sui massimi. Siamo in un orario di volatilità molto buona, 9:28. Per fare questo short, se ci troviamo nei massimi assoluti della candela alle 9:58-59, possiamo pensare che sul cambio di candela possiamo entrare automaticamente ribassisti. Quindi abbiamo l'effetto cosiddetto palloncino, o comunque abbiamo un effetto di ritracciamento immediato dalla candela delle 10. Potrebbe essere anche la candela delle 10 che dà il via alla parte ribassista. Dal punto di vista H1, io vorrei a questo punto andare sui cicli. Poi Fabrizio, no, Francesco, che mi hai scritto ieri, se ti sei fatto il corso base, che va bene, il corso base mio è quello base, però ci sono tanti corsi base su YouTube, magari anche non miei, ma va bene lo stesso. Cioè, il corso base è quello, cioè non è che si scappa, è un po' la dinamica di come i mercati si muovono e tutto il resto. Poi mi hai chiesto se è il caso di fare il metodo ciclico, sebbene il metodo ciclico risale al 2017. Te lo confermo nuovamente a voce adesso, assolutamente sì. I mercati non sono cambiati, gli andamenti dell'euro-dollaro in cui è basato il metodo ciclico, e poi è attendibile per tutte le altre copie cicliche, euro-dollaro, sterlina-dollaro, AUD/USD, ma anche per tante altre copie tipo euro-yen e tutto il resto. A breve avete l'indicatore autociclo aperto, così potete utilizzarlo in tutte le copie. Certo che l'euro-dollaro ha più possibilità, più vincoli di lettura, perché abbiamo inserito dei setting oppure dei pattern, tipo il pattern 4S, che nelle altre coppie non c'è, perché hanno un movimento, chiamiamolo irrazionale, ma è comunque, anche l'euro-dollaro è irrazionale, non c'è mercato razionale. Però nel punto di vista di comparare un grafico con l'altro, l'euro-dollaro è un grafico che è più razionale degli altri nei movimenti, ha dei movimenti un po' più lineari. In questo abbiamo, o meno io ho ricavato dei pattern che li chiamiamo 4S, oppure tanti altri pattern che nel metodo ciclico, appena avrò tempo, ne farò uno serale, magari una volta alla settimana, a sequenza di puntate, che così porteremo anche a condividere i tempi di trading, cioè il tempo di quanto dura un ciclo, quanto deve durare un ciclo, quanto minimo deve durare un ciclo per essere un ciclo, quanto massimo deve durare un ciclo per capire che è già tempo che si deve dividere, di girare il trend e tutto il resto, ok? Quando capire che siamo un ciclo negativo, positivo, un ciclo debole e tutto il resto. Quindi sono tante cose che sull'euro-dollaro hanno un attimino un po' più, danno più l'intenzione che sulle altre copie. Quindi assolutamente sì, metodo ciclico, poi assolutamente non ti costa niente, gratuito, sono 7, 8, 9 video, se non lo so. Ti consiglio un'altra cosa, come consiglio sempre a tutti: non ti sparare 3 video al giorno, 4 video al giorno, non porta niente. Un video, ti prendi degli appunti, quello che ti sembra di prendere appunti, e poi se ce la fai un altro video, un altro mezzo video, ti segni i minuti e poi lo fai il giorno dopo.
la tua mente, come tutta la nostra, tutti noi umani, non riusciamo ad assimilare più tante cose, quindi tutto in un corpo. Quindi datti tempo, uno o due video al giorno, in una settimana hai fatto il corso e sei ben preparato. Il corso ti porta ad essere allineato con i webinar dal punto di vista ciclico, automaticamente dal punto di vista ciclico sei allineato con il metodo fascia e quindi sei assolutamente operativo già da questo. Perché operare con i cicli vuol dire operare già con la media mobile a 12 periodi, ogni volta che il prezzo va sopra sei long, ogni volta che il prezzo va sotto sei short. Magari devi capire che in un trend rialzista non ti fai gli short, però i long sì. Qui per esempio non ti fai gli short, c'è anche il pivot, però il long sì. Adesso il long però dal doppio massimo, c'è un massimo, il massimo di questa notte che già aveva reagito in questa zona. Magari questo long lo eviti di fare perché sei sui massimi assoluti. Ed è un triple top, come si chiama? Due o tre volte ha toccato questi massimi, quindi potrebbe essere qui una zona di resistenza dove sono posizionati i big. Allora, blocchiamo con questa parola chiave i big, blocco il monitor così non lo vedete, però come devo fare qui? È un'impresa anche per me sistemare tutto, eh. Allora, dashboard non è, condivisione, adesso ho cancellato il mio monitorino, dove l'ho messo? Condivisione, no. Non si vede più il monitorino. Chat, allora, dashboard non è. Abbiate un attimo pazienza, che io non vedo. Il monitor che vedete è in movimento? Mi date l'ok? È in movimento? No, è perché no? Allora, condivisione, file, se no ormai l'ho chiusa, facciamo così, visto che non è in movimento, nel frattempo mi aziono questo. Vedete adesso il grafico quello più chiaro del DAX? No, allora vediamo questo. Ah, non posso attivare questo un attimino solo. È un po' difficile fare tutto con un monitor, eh? Però vabbè, insomma, dai, ci riusciamo, ce l'abbiamo fatta ieri, facciamo anche oggi. MT4, dov'è? Devo cercarlo, non l'ho caricato. Ok, carichiamo questa. Allora, abbiate pazienza un attimo, che si carica. Già sono contento che questo computerino qua va tranquillo, cioè insomma non è. Allora, si è partito, vediamo se riusciamo a vedere qualcosa. Allora, vi condivido. Adesso si dovrebbe rivedere il monitor in movimento? In movimento? Sì, ok. Bene, questo livello qui che poi. Ah, adesso non lo vedo. Lo facciamo così, dai. No, lo sovrappongo, dai. Ah, non si vede. Ah, non si vede. Allora. Abbiate pazienza, adesso suona tutto qui. Allora, facciamo così. Ok, adesso si dovrebbe vedere il livello 1.1973, giusto? Non guardate le mie operazioni, non guardate la mia operatività, è tutta un'altra cosa, cioè non guardate queste cose. 1.1973 è il livello di oggi da dove c'è stata più operatività, ok? Questo livello è un livello che comunque, adesso io non l'ho visto, lo dovevamo vedere, questo qui magari anche per te Sirio, ti prendi un attimino nota, anzi, dov'è che me lo posso scrivere? Vedete quando io sono un po' fuori dal mio habitat, come un pesce fuori d'acqua, quindi sto operando da portatili e non so tutto il mio ufficio, quindi nel mio ufficio mi sarei messo un bigliettino, però lo posso fare lo stesso. Prendo un bigliettino, me li sono anche portati.
mi prendo nota, controllare, quindi Siri anche per te, controllare, già scrivo male, più ho un tavolo di quelli di legno rigati che tavolo antico, e quindi non scrivo bene, mettiamo qualcosa sotto, allora controllare il livello ad apertura mercati. Mercati. Questo ci dà un'indicazione, me lo metto qui poi quando stasera prima di andare a nanna, se sono ancora sveglio, me lo controllo. Questo ci dà la possibilità di capire quando questo livello viene plottato nel grafico, perché io a questo punto mi rendo conto che l'entrata oggi, e poi ti rispondo anche a quello che mi hai chiesto riguardante il trading fatto nel treno, quindi il trading treno che non farò anche il ritorno, non so, adesso forse devo andare ancora a Milano, vediamo se riesco a farmi un volo perché starei un po' più veloce, però vi dico la verità, non è stato neanche un brutto viaggio, perché ho fatto trading treno, quindi il trading treno è stato quello che avete visto nel blog, che avevo anche postato, quindi in questa zona qui il mercato, quando ha aperto il mercato, voglio capire se mi è stato plottato subito il livello oppure viene plottato durante la giornata, tipo questa discesa qui. Se arrivando qui poi mi mette il livello. Questo lo dobbiamo controllare perché se era già posizionato, abbiamo un'idea di trading in questa zona qui. Questa la mettiamo qui perché sicuramente è più. Ah no, è grande, già grande. Quindi in questa zona qui il trend è ribassista. Ok? Non so se ti eri già posto questa idea, questa domanda, Sirio, ma controlla anche tu, magari che così mi dai una mano a quegli orari lì, no? Quindi vedere se stasera a quest'ora qui viene plottato il livello. Bene, quindi sì, il cambio delle 23, il cambio della candela, poi 22, 23 dipende dal broker in cui lo hai inserito. Benissimo. Poi abbiamo questo livello qui, che è un bellissimo livello di entrata anche oggi, rialzista in questo caso. Sarebbe stato bello farla, visto la discesa, ma io vedete che anche questo che vedete qui in essere è un segnale short. I miei target di take profit sono 19:30, ma vi ripeto, se io già arrivo più o meno in questa zona qui posso chiudermi tanto perché sono già abbastanza pesanti, sono due posizioni abbastanza pesanti. Ok, poi visto che ho ancora questo, vi posso far vedere questo, che è il daily, il livello daily in questo caso, e anche qui vi metto un livello di numerico. Si vede 1,19 e 24. Quindi 1,19 e 24 è un livello da cui il mercato, però lo cancello, poi ve lo rimetto. Allora, è una zona di mercato. Se notate, 1,19 e 26 era questo, 1,19 e 30 addirittura era quello precedente, dove è partito il mercato facendo questa salita di 60 pips. Non sono neanche tantissimi alla fine, però intanto l'ha fatta. In questo caso qui non comincia adesso dall'open price, la candela dell'open price adesso, a ritornare in una fase ribassista. Quindi tornare a questo livello potrebbe essere interessante, 1,19,30 a livello presente, 1,19,25 dove siamo adesso come livello di operatività richiesta dalla massa, ok? Quindi sono livelli di massa questi, 1,19,25. Bene, fatto questo, non abbasso questo, ma aumento questo, andiamo di nuovo. Quindi ripartiamo dall'inizio. Questo è bello che ci possono fare durante l'oretta di webinar, andare a vedere un attimino come siamo messi. Abbiamo detto che sul daily, la candela daily, l'open price è questo, ok? Quindi la candela è più o meno una croce adesso. Se andiamo a vedere, infatti, questa qui, la parte centrale, voi vedete tutto il monitor, io ne vedo solo mezzo, quindi la parte di sinistra non la vedo tutta perché è coperta dai commenti. Cercherò domani di attivare qualcosa sull'iPad, magari riesco a fare qualcosa. Vabbè, non importa, tanto per 1 o 2 settimane che sono così, diciamo, posso farlo anche così. Mi sta a cuore mantenere, se cioè non ho l'obbligo di fare, potevo anche sospendere, cioè lo faccio anche quando sono in ferie, non faccio i webinar, però visto che alla mattina comunque non ho niente da fare, il pomeriggio invece è sempre pieno, il primo appuntamento oggi è alle 3. Più o meno, quindi visto che non ho niente da fare, ci tengo a fare i webinar, a stare una mezz'oretta come ieri. Oggi addirittura posso rimanere un po' di più. Ieri
avere un appuntamento. Quindi in questa zona qui, dove abbiamo dalla parte alta del dinamico alla parte bassa del dinamico, quindi abbiamo la parte centrale di questo canale, il tunnel del dinamico, sempre più o meno varia tutti i giorni di un paio di feet, ma più o meno a questa distanza di 9, 10, 15, 6. Questo oggi è molto stretto, sono 56. Ok, 5,6. Quindi qui quando arriva nella parte centrale abbiamo l'open price della candela daily. Come vi ho detto prima, e se notate, questa è la parte più alta del dinamico. Questo è bello quando durante il webinar si manifesta e me lo potrete anche confermare, io non voglio adesso fare il più bravo di tutti, ma più o meno direi 70-80% delle volte nei webinar ci azzecco, ma non perché ci azzecco subito. E a volte ci azzecco poco dopo, ma ci azzecco nel senso che cos'è il bello del trading o cos'è la cosa migliore che potrebbe trasmettere o che può trasmettere un trader che è profittevole? Prima cosa, certo che dopo 20 anni se non sono profittevole dovrei fare un altro lavoro, poi se sei profittevole non vuol dire che sei profittevole soltanto perché sei bravo, magari sono profittevole perché ho altri capitali che con gli anni automaticamente non derivano da investimenti, ma dal trading. Quello che ho guadagnato nel trading ho sempre molto duplicato, triplicato, fino ad avere altri conti, ho 7 conti in automatico, quindi non sono obbligato a tutti i costi a fare trading, però c'è un'esperienza dietro che mi porta automaticamente a leggere i grafici diversamente. Quindi in questo caso qui, dove io ho dato il massimo dell'espansione daily di oggi, questa là è andato a ritoccarlo, si chiama double top, quindi ha fatto il secondo tetto massimo. Se il prezzo mi ritorna qui sotto, notate che questa righetta qui rossa, ok, che è in movimento, è la righetta rossa. Io la posso anche aggiornare, si mette dritta, adesso poi si muoverà di nuovo perché è in movimento. Qua una linea praticamente che ogni 12 candele, 12 volte 5 minuti fanno un'ora. Quindi questa candela qui, praticamente questa lineetta qui, il segnale long era questo. Ha dato poi un segnale short questo, l'entrata short di oggi è sotto questo minimo qui, ok? Che dista da 5 pips, ok? Non è arrivato a toccare il pivot, ok? Quindi ritornando sotto questa zona qui di pivot, potremmo incominciare a fare una fase ribassista e quindi la candela daily di oggi in termini ribassista e quindi aver confermare tramite l'indicatore dinamico con un istogramma rosso l'eventuale massimo di Gauss, quindi il max Gauss che per chi è nuovo io lo vado a disegnare con no, 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 lo vado a disegnare con un rettangolo, quadrato, come lo volete chiamare, dipende da come mi si forma, in giallo quando so che c'è il massimo di Gauss. Quindi questo non lo posso ancora segnare perché non ho ancora confermato. Quando è che viene confermato? Poi torniamo nei cicli perché vi dico anche un'altra cosa molto interessante per chi poi farà il metodo ciclico. Cos'è? Quando è che lo trovo confermato? Allora, non so chi l'ha fatta la domanda, perché non, vi ripeto, non apro il pannello adesso, ma se posso chiedere, tu puoi chiedere di tutto, poi se io posso ti rispondo. Allora, appena supera il... no, mi devo aprirmi la domanda perché non lo vedo. Appena supera, non la vedo tutta. Ah no, appena supera lì dove imposterei il take al prossimo livello. Allora, questa è una domanda che non si legge bene. Allora, dove imposterei io il livello di take profit? Allora, è molto semplice. Allora, il livello di take profit io non mi smetterò mai di dirvelo. Ok, adesso ho capito che le domande le posso anche restringere. Un po' difficile da leggere, ma sono corrette. Allora, adesso non ho visto neanche chi me l'ha scritta, però non importa. Allora, è molto semplice il livello di take profit. Allora, se arriva a romperti il minimo, comunque sull'open price adesso sta un attimino, si sta fermando. Ricordatevi che questa candela qui H1, che è la candela delle 9, è partita qui senza lasciare senso di spike. Quindi, logicamente, diventando anche ribassista, oltre ad abbandonare i massimi, fa una spike di 15 pips e diventa rossa. Un take profit, potrei dirti che potresti basarti su un livello di pivot come primo, un altro livello di pivot come secondo, oppure il livello che io scelgo è un livello di take profit guardando i soldi. Se tu hai un'operazione pesante o comunque sia piccola in proporzione,
che decidi di guadagnare 10 euro e magari vedi che a 5-6 euro non è, ti prendi 5-6 euro, dipende dalla grandezza della posizione. Io ho soldi, se faccio un'operazione da 2-3-4 lotti, come ho fatto l'altra volta nel treno, non ho guardato tutte le operazioni, ho guardato soltanto il livello di soldi. Io chiudo tutte le operazioni nel punto, tutto quanto assieme, tutto nello stesso minuto. Ho tirato la spina al computer, in questo caso non l'ho fatto perché poi vi ho postato, con difficoltà sono riuscito a postarvi quello che era successo, poi però ho veramente tirato la spina, mi sono messo a leggere un bel libro perché posso poi staccare e rilassare, inutile che poi mi continuo a fare trading dopo un guadagno di quello che avete visto, no? Però a livello di soldi per me è molto importante come take profit, cioè non, inutile star lì a rigirare, rigirare sempre sul stesso punto. Se poi vuoi essere, chi è che me lo scrivi? Puoi scrivere anche il tuo nome, che non vedo la domanda, magari mi scrivete anche il nome così per capire un attimino, non per farmi gli affari vostri, ma poi capisco chi mi scrive e capisco un attimino anche la metodologia che state usando o quello che è. Ah, che sei sempre il solito Francesco, va bene, perfetto, no? Io uso molto il livello dei soldi, per esempio, però se poi sei uno di quelli, lo dico così, ma sicuramente non è per dire che non sono capaci o che fanno un lavoro sbagliato. Ci sono dei trader che rispettano i target. Io non rispetto i target, non ho una sequenza di dire faccio uno, rischio uno e faccio tre, che sarebbe nelle metodologie, diciamo, quelle un po' più basate su tecniche giuste, diciamo, tecniche che rispettano dei target. Io entro a volte così e mi porto a casa, buonanotte, se non sto poi a rimangiarmi la mano, se sapevo entrava, scendeva di più, saliva di più. No, si prende e si porta a casa. Cioè, insomma, se devi fare questo è un lavoro veramente che ha qualcosina di suo, del genere, un po' di menefreghismo dal punto di vista di tante cose. Se invece c'è il trader precisino che vuole il target e a volte il trader precisino purtroppo si arrabbia molto di più di quello che mi arrabbio io, che anch'io per carità quando chiudo e subito dopo mi sale e continua come ha fatto poi anche l'altro giorno nel treno, avrei guadagnato il doppio di quello che ho guadagnato. Però insomma, sempre così, cioè, vedi la cosa positiva, quella negativa magari non la vedi nemmeno, cioè se scendeva dal punto dove l'ho chiuso non è che dicevo ah guarda che bello l'ho chiuso perfettamente, no? Assolutamente no. Adesso sono in webinar, molti scrivono subito. Allora. Aspetta che lo saluto. No. Ciao. Comunque, stesso. Stessa procedura. Allora, per tutti, non c'è problema. Tu volete, mandatemi anche se non sono in ufficio, quello che dovete fare, conti, robot, sono attivo, cioè la mattina sono a vostra disposizione. Sono io, c'è Gianluca, c'è Alessandro, qualcuno c'è, ma solitamente ci sono io, perché la mattina mi dedico veramente il tempo a queste cose di robot. Allora, capito, quindi la questione del take profit e della precisione, se poi hai un take profit ad un pivot e ti arriva vicino al pivot, e io te lo dico per esperienza, caro Francesco, a tutti, e arriva a 2 pips dal pivot e da lì riparte su, come è già successo tantissime volte, è perché il pivot è una zona che non è precisione, è una zona approssimativa, non tutti i broker sono nello stesso punto, il pivot può variare anche di 1 o 2 pips. Quindi arriva lì e poi ti scappa via di nuovo al rialzo mentre tu sei short e rimani con la candela in mano. Quindi alla fine la precisione nel trading, dimenticala, non esiste. Ti godi di più che hai preso e già sì, vabbè, avrebbe pagato di più, ma chi se ne frega, io ho guadagnato. La questione chi se ne frega, io ho guadagnato, deve essere una regola, perché sennò non ne esci più. Non esci da questo, chi è che poi esce da un'operazione. E poi 2 minuti dopo, no, ma adesso scende ancora, e ci ripensa e entra di nuovo. Non ha senso. Quando esci da un'operazione short, o esci perché ti vuoi girare long, quindi fai un stop reverse, ma entrare short
uscire dallo short e 2 minuti dopo, nella stessa zona o magari ancora un po' più basso, entri short, hai già sbagliato di principio strategia, perché non si fa, perché proprio di regola di se stessi, qui si vuole imporre delle regole ed è questa. Non tutti i giorni pagano, vi dico, 10 euro, ci sono giorni che pagano solo 5 euro, ci sono giorni che pagano anche 2 euro, ci sono giorni che pagano 20 euro, per farvi un esempio, in soldi. Quindi se è una giornata, adesso non guardate i miei di profitti che sono una cosa un po' diversa, cioè io quando faccio un profitto che ho fatto in treno, magari uno stipendio classico, normale, ma io lo faccio da 20 anni questo lavoro qui, poi anche Silvio lo sa, magari posso fare anche un guadagno che va bene per uno stipendio di 1 anno o 2 anni classico di uno che lavora, fa un lavoro classico, diciamo normale, tradizionale. Però poi magari me ne sto fermo 20 giorni, un mese, perché magari devo fare altre cose. Quindi non è che guadagno tutti i mesi costantemente questa somma. Poi questo, io sono uno che le dice le cose. Il trader magari che fa vedere, perché ce ne sono un paio che fa vedere, uno che fa vedere. Secondo me non fa trading tutti i giorni. Si ritaglia anche del tempo per fare altre cose, ok? Invece il trader, invece che ti vuole vendere il corso, solitamente ha due conti, demo, ok, non reali, ha due conti demo, uno da una parte, uno dall'altra, e ti fa vedere solo quello che sta guadagnando. È facile, io mi faccio due conti demo, faccio un long, faccio uno short, ogni giorno faccio la stessa cosa, contraria, un conto andrà sempre in positivo. Quindi alla fine non ne ricaviamo niente, cioè insomma, da chi ti vuole vendere il corso con un conto demo, no? Cioè, io ho visto, diventa trader in non voglio dire quanti giorni, mi arrivavano le pubblicità di tutti i giorni quanto faceva. Io avevo notato che tanto era un conto demo, ogni tanto cambiava il numero del conto demo, nessuno se ne accorge perché non stai a guardare queste piccolezze, se te ne accorgi comunque passi sopra, e faceva queste sessioni dal vivo di un'oretta o 45 minuti che erano, per far vedere come funzionava il metodo, no? Sempre con il conto demo. Ma scusa, ma se tu mi fai vedere un metodo che funziona perché tu lo stai proclamando come il metodo assoluto per diventare un trader, diventare uno scalping in tot giorni, e me lo fai con un conto demo, già sei poco veritiero, perché devi farmelo vedere nei soldi reali, nel tuo conto, non in un conto demo. Non ci sono, non ci, lì non ci tiene proprio. Già da lì dovete filtrare e dire: ok, questo qui è fuffa, come ho sentito dire da uno a Roma. Ho detto, ma questa qua è tutta fuffa. È tutta fuffa. Quindi alla fine state attenti a questo. Filtrate, filtrate. Ci sono due, tre, quattro trader belli, bravi, che possono essere seguiti. Io non seguo nessuno, ne seguo uno solo. Tu sai, Sirio, chi è, ma più che altro perché mi piace, non sto a seguire la sua operatività o i suoi corsi e tutto il resto, però mi piace come si approccia al mercato. Poi abbiamo scoperto che non trada tante coppie, cioè non trada coppie di valute, ne trada pochissime, poi trada anche altri mercati che no, a me non dispiacciono. Però no, non è che fa vedere che trado 50 coppie e vanno tutte bene. E io la stessa cosa, a volte faccio un webinar che è basato solo sull'euro-dollaro. Poi in queste settimane che comunque non sono davanti al computer, come pochi monitor, solo questo, sono un po' concentrato un po' solo sull'euro-dollaro. Però, l'ho detto all'inizio della settimana, il dollaro-yen e l'euro-yen, secondo me, sono da vendere. Quindi, dollaro-yen, lo guardiamo adesso, sono da vendere, ho detto lunedì. Ragazzi, io da lunedì, io adesso non l'ho più fatto, ho fatto solo un giorno del treno. Allora, aiutatemi un attimino, oggi è mercoledì, no, oggi è giovedì. E martedì. Ah, oggi è martedì? No, sto sbagliando. Oggi è il 15. Adesso il telefono. Allora, oggi è giovedì. Benissimo, sono già arrivato il weekend. Giovedì, quindi da lunedì, giovedì, mercoledì, martedì, lunedì. Lunedì era questo. Guardate, lunedì è incominciato il mercato. È sceso. Sono centinaia di pips. Per una coppia vanno bene. Ok? L'euro yen, qui non ce l'abbiamo. Allora, un attimino che rispondo. Allora, server 6 spento. Ok, Sirio, ti confermo, server 6 è spento, quindi ho fatto tutto prima che si spegnesse. Perfetto, poi vado a vedere. Oh, ok, ma questa è.
mia sorella, e poi vado a vedere che mi ha scritto anche Omar. Perfetto, Giuseppe, ci sei? Dammi comunque conferma appena lei ti ha confermato, eh? La tua amica ti ha confermato, dammi conferma. Magari non subito, ma appena di nuovo oppure mando un WhatsApp ad Alessandro e l'attiverei. Io ho già preparato tutto, quindi. Ok. Va bene, verso le 18 sono già 18-19, sono attivo, quindi mi puoi. Sono di nuovo qui in casa, quindi mi puoi scrivere direttamente, no? Benissimo. Quindi dollaro yen l'abbiamo visto. Qui adesso possiamo aggiungere nel metodo fascia, che qui non l'abbiamo ancora fatto. Abbasso un attimino il pannello delle domande e aggiungiamo l'euro yen. Andiamo qui, euro yen. Il DAX, io ieri ho chiuso uno short, Simone. Ho chiuso uno short. Uno, però era uno short vecchio. Non sto tradando tanto perché ci vuole concentrazione sul DAX, ci vuole il tempo e lo sto facendo così. Adesso il trading un po'. Tanto tra un pochettino cambia la candela delle 10, lo andiamo a vedere. Non lo metto fascia euro yen e euro dollaro, chiaro. Ok, poi mettiamo l'euro yen 5 minuti, così abbiamo un po' di cose, anche se sono dal PC, dal portatile, riesco a fare. Ah no, questo è sbagliato. Riesco a fare anche il webinar, è già una cosa abbastanza buona. Dove 5 minuti, ok. Perfetto. Allora, l'euro yen anche da lunedì in vendita, l'euro yen probabilmente sarà salito o è rimasto in laterale perché l'euro dollaro. Allora, giovedì abbiamo detto, mercoledì, martedì, lunedì. Lunedì vendita, infatti vedete che qui, ok? Questo potrei dirvi che anche questo rientra un po' nella dinamica dell'euro dollaro. L'euro dollaro non è più da vedere rialzista, sebbene ha dimostrato tanta forza, perché bene o male un componente dell'indice dell'euro è l'euro yen, giusto? Quindi l'indice dell'euro in questo caso lo facciamo così, da questo massimo qui a questo massimo qui, mi traccio un canale, andiamo a cambiare un po', tolgo il raggio e così abbiamo questa cosa dritta, così lo metto dal massimo al minimo dell'espansione di lunedì, ok? Lo mettiamo bello dritto, anzi non vorrei neanche metterlo dritto. Non lo posso mettere automaticamente su questo minimo qui, che è l'unico minimo, questo massimo qui, che è il massimo completo. Questo è un minimo di un ritracciamento dove ha toccato qualcosa per ripartire. Non è andato qui sopra. Se il mercato adesso reagisce, questo qui potrebbe essere anche uno short, perché entrando short con uno stop loss di 20 pips hai un target di 50 più o meno. Okay? Per abbellire ancora un po' più questa analisi. Possiamo fare così, andiamo a ingrandire un po' il grafico, inseriamo, visto che è un time frame H1, inseriamo il pivot, tanto cambio dell'ora, attenzione alla candela dell'H1, dell'euro dollaro, scusate. Ok, qui siamo sul pivot, per abbellire un po' questa immagine qui, visto che questo minimo qui è stato un punto dove è ripartito, come del resto questo minimo qui di martedì, giorno in cui ero in treno, era la stessa ripartenza che ha fatto il dollaro yen. Andiamo a vedere, guardate, martedì, giovedì, martedì, vedete questa zona qui, ore 14, guardate la candela, vedete questa candela a spike, questa candela a spike, questa esattamente, vedete il disegno da qui, tac, ore 14, andiamo a vedere sull'euro yen. Ore 14, quindi c'è questa correlazione molto a braccetto per le due cose. Quindi in questa zona qui è partito. Mi ha scritto su Skype. Dico la verità, non lo so, non lo so, devo guardare Sirio. Ti dico, ma mi pare che c'è, no, Sirio, Giuseppe, mi sa che c'è una cosa assieme. C'è una chat in tre, mi pare, giusto? Sì. C'è una chat in tre. Ok. Sì, ho visto adesso che mi ha scritto, dopo rispondo. Ok, dopo sfodero un po' del mio spagnolo e risponderò. Ok? Non c'è problema. Benissimo. È una chat a tre, quindi non l'avevo visualizzata perché era andata a finire in fondo. Va bene.
Quindi per abbellire un po', diciamo, questa immagine qui, questa analisi qui dell'Euro Yen, se notate, abbiamo messo canale che è scomparso. No, l'ho messa qui, questa è da mettere a 5 minuti. Ok, questa da 5 minuti e questa per abbellire un po' questa analisi qui che abbiamo questo canale, usiamo una trend line non da questo minimo, ma magari soltanto da questo, ok? Poi vedo non ha senso. Posso incominciare a spostarmi sui massimi superiori. Questo qui, per esempio, è un livello molto bello. Guardate, la mettiamo di un livello di resistenza, quindi logicamente verde. Mettiamo un po' più, no, facciamo così, così si vede bene. La metto giusta, mi avvicino un po' al monitor con gli occhi, così si vede bene. Ok? Guardate, posso anche mettere un po' più alto, che ha più senso. Siamo in questo livello qui. Allora, questa zona qui, vedete che sta battendo in questa zona. Se io adesso decido di entrare, posso mettermi lo stop loss di 13 pips. Quindi euro yen in short, 13 pips. Ok? Andando a vedere il metodo fascia, abbiamo anche un segnale sull'H1 di questa zona qui. Quindi il segnale è comunque ribassista. La campana gaussiana, possiamo anche andarla a vedere, anche se un po' attraverso la lateralità si è un po' bloccata. Però il bello è che la campana gaussiana, possiamo dire che questo è il minimo di una campana, se non era questo, è comunque una situazione ribassista. Quindi l'euro yen per me, vediamo se riesco a farlo dal tablet. Torniamo indietro. Ah no, non ce l'ho dal tablet. Allora, però magari là andiamo a usufruire di uno stop loss corto, visto che siamo un po'. Però l'euro yen è interessante da fare. Si è caricato short per me un lotto un lotto di euro yen short. Andiamo a aumentare un attimino il grafico. Se io ho fatto questo short qui, dov'è che mi devo mettere lo stop loss in questo caso? Sono due le cose: o mi metto sopra il canale, ma se mi prende perderei praticamente una ventina di pips. Al limite lo devo mettere qui, perché se arriva qui automaticamente romperà il massimo. Quindi lo posso mettere anche un po' più vicino qui. Quindi ho una 8-9 pips di stop loss. E la posizione è andata in positivo. Allora, un attimino che ho aumentato il sistema. L'euro yen. Stop loss 1,30. 1,30,03. Cosa abbiamo detto che lo mettiamo? Non vedo perché c'è il pannello davanti. Allora. 1,30 e 40, 1,30 e 50 per essere giusti, ma è un po' troppo alto. 1,30 e 50. Ok? Può essere anche 1,30 e 48 vanno anche bene. Ok? Quindi è molto vicino. È molto vicino, è praticamente qui in alto sulla spike, ma va benissimo perché se comincia a rompere questo minimo qui, accelera come take profit il pivot 1,30 e 11. Ok, 1,30 e 12 per essere un po' più lineari, 1,30 e 12, quindi stop loss, modifica operazione, 1,30 e 12, no, 1,30 e 12 non è giusto? Andiamo a vedere, 1,30 e 12, sì, 1,30 e 12, è un pipperaggio abbastanza potente, quindi potrei fare centinaia di euro, no? Con un lotto. Bene, quindi perché faccio questa operatività? Ditemi, perché faccio questa operatività? Perché sono un trader, devo fare questo lavoro, no? No, perché faccio questa operatività? Oltre ad aver spiegato la dinamica dell'entrata che sto facendo, c'è un motivo ben valido, che è questo. Tanto lo stop loss lo metto qui, più o meno, cioè non deve essere, posso mettere anche più basso, tanto se mi prende. L'entrata, il take profit è questo. L'operatività di questa è basata anche sull'andamento dell'euro-dollaro. Quindi se l'euro-dollaro comincia a farmi la discesa e propone come minimo la mattinata con un'entrata ribassista, e guardate, sta entrando short da questa zona, poi ti rispondo, è entrato short, quindi siamo sull'open price del dinamico, guardate, il dinamico, open price, siamo sotto, sta dando un segnale, aggiorniamo così si è. Mette dritta la linea, ha dato un segnale che sarebbe questo, ma sul dinamico basso siamo già short perché il segnale lo aveva dato qui. Quindi siamo esattamente nella zona short.
Poi non mi sono dimenticato che vi volevo far vedere sull'H1 una cosa ciclica, e con questa ultima poi vi lascio. Spero che, anche se sono un po' ridotto dalle capacità di un computerino un po' piccolino, vi dico la verità, speravo che di attaccare l'altro monitor, ma mi sono accorto che non c'ho lo spinotto, mi sono portato lo spinotto per attaccarlo all'internet, che poi il mio computer non c'ha internet, questo, quello che avevo quello qui non lo sto usando. Magari dopo vado a prendermi uno spinotto per attaccare l'altro monitor, che sarebbe più sensato. Però va bene, intanto dico, va bene anche così, o avete qualcosa da ridire? Si può andare bene anche così, non sta andando male, no? Ok, quindi l'euro dollaro sul... sì, è perfetto, sono contento anch'io, per carità, ho visto webinar peggiori, però con un secondo monitor sarei un po' più agevolato, però almeno lo stesso, insomma. Non andiamo a vedere. Sull'euro dollaro, che cos'è che impone un'operatività, cioè che potrebbe dare, oltre alle spiegazioni che ho dato all'inizio del webinar, che potrebbe essere decisivo per l'entrata ribassista, guardando sia il massimo, il max caos sul metodo del metodo fascia, e sia guardando sul metodo ciclico un'operatività che sarebbe da preferire ribassista. Dai, vediamo se qualcuno me lo dice. Dai. Ieri ho bevuto forse un bicchiere d'acqua e basta. Dopo 3 mesi mi sono bevuto una birra. Io, vivendo in Germania, sono venuto in Italia a bermi la birra. Vabbè. Che ieri era una giornata da bersi una birra alla fine, non ho bevuto acqua. Allora, nessuno me lo dice? Dai, ve lo dico io, guardate dov'è la media mobile a 48. Si è avvicinata tanto al prezzo. E non è veramente lontana, quindi bravo. Forse la media, non so chi me l'ha scritta, ma proprio la media. Guardate, sono 18 pips. Se il prezzo ritorna sulla media e incomincia a stare sotto, oggi, domani, dopodomani, bravo Francesco. Quindi oggi, domani, dopodomani, magari oggi non più, ma domani, se rimaniamo sotto la media, abbiamo la parte ribassista di una campana gaussiana H1. Okay? Perché sull'H4 sì, è partito qui il ciclo 2, che è partito alle ore 16 del giorno 13. Ore 16 del giorno 13, quindi logicamente questa è la ripartenza. È partito il ciclo 2 che sta facendo il ciclo 1, finisce qui, potrei anche farlo finire qui per carità, ma finisce qui, quindi questo è il ciclo 1. Su questo minimo uguale. Ok? Lo mettiamo nel colore dei cicli. Ok, parte qui il ciclo 2, tanto andiamo a vedere la frattalità, quindi possiamo anche metterlo un po' più qua, ma usiamo questo minimo che va bene. La frattalità 23, 20. Sta chiudendo un ciclo, forse farà un nuovo massimo, ma deve chiudere un ciclo in ogni caso. Qui all'interno, anche se un po', diciamo, si può anche immaginare, abbiamo all'interno qualcosa tipo una M ciclica. Oltre ad avere la M ciclica abbiamo il pattern 4S. Quindi prendiamo la penna, vedete che qui abbiamo il primo segnale, 2, 3, anche se non è tanto preciso, come qua. Non ce la fa perché è forte. 4, quindi il 4S all'interno del segnale, questo è un segnale prettamente long. Se questo è il segnale long, mi ritorna sotto la media 12, mi ritorna sotto il pivot, è la partenza di un ciclo 3 che diventa ribassista. Quindi questo è prevenire i mercati, non è altro che fare questo, avere un'idea di come il grafico si dovrebbe muovere, perché ciclicamente noi andiamo a leggere, toglimi la penna, andiamo a leggere il grafico e abbiamo dei vincoli dove leggerlo, perché se non abbiamo un criterio, i cicli non è che si muovono, cioè non è che il prezzo fa quello che devono fare i cicli noi li andiamo a mettere sul grafico in base a come si sta muovendo il grafico, il prezzo. Se poi il prezzo si muove esattamente come noi lo vogliamo, vuol dire che i cicli sono
sono una lettura comunque standard che si moltiplica sempre nel tempo, rimane sempre uguale, quindi le più delle volte avremo ragione. Quindi questa potrebbe essere un'idea. Se questo minimo qui o questo minimo qui, mettiamola qui, dai, è già la fine di un ciclo 2, così abbiamo terminato in bellezza il webinar. Se questo è il ciclo 2, sebbene abbiamo la prima parte rialzista, e qui vi do l'ultimo input che direte sì, ah, ok, adesso ci siamo. Ve lo dico in anteprima a voce, poi magari ve lo confermo aprendo il foglio di Paint, però che cosa deve fare una distribuzione ribassista? Cosa potrebbe fare una distribuzione ribassista? Dov'è il massimo più alto, cioè il massimo più alto, chiaro, di una distribuzione ribassista? Su che lato è? Intanto cerco di prendermi Paint, che non me lo sono neanche messo giù, però me lo metto subito. Allora, accessori di Windows, piano piano adesso ci prepariamo al lavoro con un tablet, con un PC. Allora, me lo dite il perché? Sulla parte sinistra della campana, chi è che me l'ha scritto? Che non vedo chi l'ha scritto, eh? Chi è che me l'ha scritto? Sei sempre tu, no? Bravo Francesco. Quindi, chiaro, allora, vediamo se si vede in questo. Questa è una campana regolare, si vede così, gialla. È una campana che ha un minimo di partenza, un minimo d'arrivo, giusto? Ed è una campana laterale. Quindi un prezzo che si muove laterale, giusto? Laterale, va bene? Poi una campana invece che è rialzista chiuderà con un massimo sulla destra, mentre quella laterale che non ho disegnato c'è il massimo sulla parte centrale, ok? Centrale, va bene? Questa è la parte destra. Una distribuzione che diventa ribassista al massimo. Aspetta, la disegno più in alto perché poi non ci sto. Faccio sempre questo errore. Al massimo sulla parte sinistra, poi diventa ribassista e questo è il massimo sulla parte sinistra, è il max caos, giusto? Quindi potrebbe avere un ciclo 1, un ciclo 2, un ciclo 3, un ciclo 4. Quindi alla fine il ciclo 2 che va a fare sul nuovo massimo, poi diventa ribassista, un 3, un 4. Quindi se questo qui è più spostato vicino alla partenza, avrò più spazio per gli short. Quindi la media mobile a 48 viene interrotta prima. Ci sta o non ci sta come pensiero o non ci sta? Permettetemi, oggi sono anche un po' corto di parole. Ci sta, no? Quindi a questo punto, vediamo se riesco, perché veramente è tutto piccolino qui, a farvi vedere una distribuzione diventata ribassista. Qui, per esempio, una distribuzione che è diventata ribassista. Questa è una distribuzione che è diventata ribassista. Guardate, ad occhio, eh? Parte da qui, diventa ribassista. Anche se è un po' strana. Addirittura è partita da qui, è diventata ribassista. Quindi max caos, M ciclica, diventata ribassista. Però se io lo so qui e comincia a scendere, non andrò più long, andrò long da quando ho il tempo per andare long, ma non prima. Prima mi godo tutto lo short. Ne andiamo a vedere un'altra? No, scusi, ho sbagliato. Andiamo a vedere un'altra così. Andiamo a vedere così. Questa è una distribuzione laterale, per esempio. Guardate, laterale, minimo, massimo, minimo di partenza, massimo d'arrivo. Più o meno rialzista di poco per la parte centrale, giusto? Quindi notate anche la parte centrale sull'indicatore, per carità, non è niente di. Andiamo a vedere se trovo qualcosa che è diventato ribassista. Ecco, questa per esempio è una distribuzione irregolare, corta, però anche qui cioè, non si toglie niente. Guarda, minimo di partenza, minimo d'arrivo e la campana gaussiana dov'è che è al massimo? Sulla parte sinistra, ok? E anche qui vedete la media mobile a 48 va sopra e diventa sotto, quindi da qui so. Se io quando dico il trading alla fine è facile, magari è facile col senno di poi, però
salviamo un po' di buonsenso e cerchiamo di operare tranquilli, senza strafare, ci si può anche riuscire. Non ci sono segreti, sono più grafico. Non ci sono segreti nel trading da riportare, non c'è la sfera di cristallo e tutto il resto. Però ci sono delle cose che sono talmente ripetitive che la costanza e la statistica fanno di sì un metodo a sé. Poi ci devi mettere un attimino di tuo perché tutto va messo. C'è la media 12 periodi, siamo di nuovo andati sotto, tutto il resto. Allora, tutto frattale, sicuramente sei Francesco, no? È tutto frattale, Francesco. Quindi se tu metti la media mobile a 48 sull'H1, la puoi mettere anche sul 15 minuti, la puoi mettere anche su H4. La puoi mettere anche su un grafico a 3,75 che non esiste, quindi un grafico a 4 minuti alla fine, oppure la metti anche sul minuto che non è un grafico ciclico, o meglio, è ciclico, però ha una frattalità temporale che non è fissa, cioè non è variabile. Quindi in questo caso qui il ciclo è partito qui, anche qui molto bello perché guardate dove è il grafico, ecco qui, questo è un amico mio. Svizzero, adesso c'è anche Facebook, qui non lo sapevo. Vabbè, poi lo tolgo, le notifiche, se ci riesco. Vabbè, ma ci sta che ci siano queste cose in questo PC. Allora. Sai, non mi vengono fuori pubblicità di quelle che non vogliamo, no? Purtroppo anche Facebook fa queste cose. Vabbè, non c'è problema. Allora. Qui parte una distribuzione sul minuto. Se io devo vedere, potrei essere adesso in una distribuzione ribassista. Da dove lo capisco questo? Allora, tanto cominciamo a fare sempre le solite considerazioni. Questa è una Y. Tablet, un attimino. Allora, questa è una Y, e lo sappiamo. E finisce qui. Lo sappiamo perché parte, cerca di diventare ribassista, addirittura una YX perché sono praticamente sui minimi, però va bene, un pezzettino, vedete? La chiamiamola Y, anche se potrebbe una X, è la stessa cosa. Dura poco, mi fa questo movimento. Da qui mi parte il ciclo 1, che è un ciclo 1 forte. Ok? Più o meno il ciclo 1 lo faccio finire qui. Qui, è uguale, dove poi mi ritorna sopra la media a 12 periodi. Vado a vedere dov'è questo minimo qui. È questo. Quindi il ciclo 2 è diventato ribassista. Quindi a questo punto qui, il ciclo 2 è diventato ribassista. Frattalità ciclica di 44 candele. 37, sta per finire il ciclo 2, ma siamo in una distribuzione al minuto, attendibile fino a un certo punto, ma è attendibilissimo quando io faccio trading al minuto, l'avete anche già visto. Questo è un ciclo 1, un ciclo 2 che è diventato ribassista. Quindi a questo punto, no? Devo aspettarmi che si faccia un ciclo 3. Vedete la distribuzione? E anche qui, stessa regola per tutti. 1 massimo, 2. Quindi se questo è il massimo spostato a sinistra, avrò ancora più spazio quando mi finisce il 2, di ancora un 3, un 4, quindi ancora tanto spazio. È come se io avessi una distribuzione. Ve la disegno di nuovo qui, poi vi lascio però. Ve la disegno qui, mi sono preparato pay. Guardate, io ve la disegno così. Se io ho i miei 4 quarti, ok? Quindi un 1, un 2, un 3 e un 4, e ho il massimo più o meno in questa zona qui, cosa vuol dire? Che io ho un 1, un 2, un 3, un 4. Quindi ho ancora tutto questo spazio qui. Quando adesso il ciclo 1 è diventato così, il ciclo 2 mi diventa ribassista, non devo prendere che adesso mi riparte a rialzo, mi potrebbe fare un 3 e un 4. Quindi ho ancora tutto lo spazio. Va bene, ci siamo? Quindi oggi giornata impostata ribassista per l'euro-dollaro se fa quello che deve fare. Ok? Quindi ritorniamo un attimino sui cicli. Del prezzo, candela delle 9. Cerca di andare su, mi fai un 3 volte il nuovo, 3 volte il massimo, diciamo. Incomincia a diventare ribassista. Se incomincia a diventare in questa zona qui, sotto il pivot sei short, vicino alla media mobile 48, quindi ci stiamo. Però andiamo a vedere quello che ci dà, diciamo, un po' di più di input ribassista.
il metodo fascia che conferma la regola e conferma anche tante cose. Ok, ti ho risposto, perfetto. Allora, sul 5 minuti, sul metodo fascia, guardate, all'inizio del webinar avevo dato questo come massimo assoluto di giornata, doppio massimo della zona di lateralità, quindi questo massimo del dinamico, quindi in questa zona qui automaticamente, oltre a essere il massimo blu, ve lo metto anche come massimo giallo. Cosa vuol dire? Che è il massimo della campana gaussiana gialla che è partita in questo minimo qui. Partita qui, diventa qui, sta diventando ribassista. Quindi, ragazzi, io non ho inventato l'acqua calda, però ho una frequenza, solitamente, a volte una o due volte l'anno vado fuori frequenza anche io, però sono in sintonia con i mercati, ok? Perché ci sono delle regole da seguire. Tante volte vi trovate alle 17 di sera, avete subito, tenuto aperte le operazioni ribassiste, e alle 17 di sera incomincia a fare la fase ribassista e voi siete già entrati la mattina. E lì mandate le mani più cavolo, ma se adesso non avevo aperto tutte quelle operazioni, magari le posso aprire adesso, ma adesso il conto è già un po' bloccato, meglio che non le faccio. Quindi vi mandate le mani di cavolo, è tutto il tempo sbagliato, solo il timing sbagliato. Okay? Queste cose qui sono cose che si imparano con gli anni e si imparano a son di legnate del mercato che ti dà le legnate o i tronchi sulla schiena, perché alla fine non sono sberle, ma sono sberle pesanti. Perché quando cominci ad avere degli schiaffi dal mercato che ti costano migliaia di euro, sono gli schiaffi vai ad imparare. Quindi io cerco, l'unica cosa, la mia, diciamo, chiamiamola missione, è di prevenire che venite picchiati dal mercato, che poi è uno stadio che dovete passare tutti. Ve ne uscite magari fuori con un occhio nero, che è meglio che uscirne con le gambe rotte, ok? Io nei miei primi anni di trading, non smetterò mai di dirlo, i primi 2 o 3 anni ho messo talmente tanto capitale che vi dico, metà bastava, forse anche un decimo bastava. Quindi però ero anche molto più giovane, 20 anni fa, quindi avevo anche un'altra. La mia postura di trader non era ancora come quella di adesso, no? Benissimo, io vi ringrazio della partecipazione. Non abbiamo visto il DAX perché non lo sto tradando, ma il DAX ieri ha chiuso un'operazione short, adesso ha fatto questa salita. È in una fase temporale che si potrebbe anche fare lo short, quindi automaticamente lo short del DAX lo posso fare perché me lo sono liberato ieri. Andiamo a vedere dove lo posso fare. E intanto i robot continuano a macinare, ragazzi, anche se sono un po' hanno un po' di operazioni aperte. Questo è il short del DAX. Vediamo il grafico, DAX, short per me del DAX perché è assolutamente in una zona short. Siamo arrivati nella parte centrale che è questa d'occhio, adesso qui logicamente, quindi anche se non voglio fare tanto trading sono obbligato a farlo perché è uno short temporale. Queste però sono magari cose un po' più avanzate, che magari chi ha incominciato rimanete un po' solo sull'euro-dollaro, sulle copie, quelle vedete oggi, euro-dollaro e euro-yen, non ho fatto altro. Però questa zona qui, mettiamola così, una, due, ok? Poi queste qui le mettiamo tratteggiate. No, raggio no, cosa faccio? Punteggiato, ok? Queste zone qua sono delle zone da qui in poi, ecco qui, da qui in poi c'è la fase ribassista che deve andare a chiudere in questa zona, quindi dal massimo della banda di Bollinger è uno short, cioè non vado a cercare chissà cosa, se mi arriva più o meno alla parte centrale chiudo, se invece rimane un po' laterale la posso tenere fino a quando arriverà più o meno qui sulla parte della banda di Bollinger comunque va a salire, quindi short per me ed è un bel short. Quindi l'unica cosa del DAX, questo time frame 15 minuti temporale, non c'ho altro da fare. Ok? Benissimo, questa l'ho spiegata, questi li abbiamo visti. I livelli li andiamo a riguardare, ok? Andiamo sull'H1, vedete dove siamo? Ci sta proprio battendo sul livello. Quello che io ho detto all'inizio mi rimane, non vado neanche a cambiare idea. Ok? Perfetto, ricordatevi che poi il livello
è sotto, che è 1,1925, quindi 1,1930 io ho il take profit. Ogni volta prendo il take profit troppo presto, questa volta magari vediamo, intanto se ho l'1,1930 o 1,1925 va bene lo stesso, no? Ok, io vi ringrazio della partecipazione, siete gentilissimi a seguirmi anche in questa versione dei webinar un po' ridotti, anche se oggi abbiamo fatto la nostra oretta e mezzo, un'ora e un quarto, quindi non è stato neanche corto come quello di ieri, per sbaglio poi stavo anche perdendo un appuntamento, perché poi mi hanno bussato alla porta perché ho perso le condizioni del tempo, oggi invece sono qui tranquillo da solo, posso fare il webinar quanto lungo voglio. Però vabbè, facciamo ancora le ultime operatività, devo sistemare un paio di cose, poi stacco anch'io e mi lascio correre i miei trade. Grazie a tutti, tenete d'occhio l'euro-dollaro, che non è detto che sia short, ma sta dando un po' l'idea, vedete anche il minimo, il segnale short del segnale a 5 minuti sul metodo fascia, vedete la campana rossa è partita, sta già ritornando giù, quindi se mi ritorna qui, il pivot è un po', diciamo, lo spartiacque, ma questo è il minimo assoluto. Siamo già avvicinati al minimo di giornata, mancano 8 pips, cioè eravamo arrivati a 4 pips, ok? Stiamo abbandonando i massimi. Ancora tutto tutto aperto da capire, perché siamo in lateralità, quindi 10-28, ne sapremo oggi verso sera come col senno di poi dove sono andati a finire. Magari Paolo ci ha azzeccato di nuovo. Grazie a tutti, ciao ciao, alla prossima volta, poi vi metto questo video magari nel blog, se trovo il tempo ve lo metto volentieri. Vediamo. Grazie a tutti, ciao, buona giornata, ciao ciao.